In questi giorni sta accadendo di tutto. Nel momento in cui sto registrando questo video siamo nella mattina, diciamo, del 19. Con ogni probabilità monterò questo video durante la notte del 20. Quindi questo per chiedervi scusa nel caso qualcosa non entrerà nel montato finale, ma drammaticamente è così che funzionano le cose, anche per il lavoro di ricerca che c'è stato dietro. Quindi vi chiedo, purtroppo non sono un giornalista, ma anche io devo affrontare questo tipo di difficoltà. Oggi facciamo un rapido aggiornamento su quello che sta succedendo all'interno della striscia di Gaza. L'idea appunto è quello di fare circa un aggiornamento a settimana. Quindi vediamo la cosa. Sigla. Gaza è circondata. Nel momento della scrittura di questo video siamo nella notte del 19 ottobre e come ci siamo lasciati l'altra volta, la striscia, la famosa prigione a cielo aperto abitata da 2 milioni di persone, è completamente circondata dalle truppe di Israele. E continua quello che chiamano i giornalisti l'assedio totale, che in realtà appunto è un assedio esattamente come con tutte quante le criminalate del caso, è proprio un assedio canonico, ossia impedire l'entrata di qualsiasi risorsa come per esempio cibo, acqua, il taglio dell'energia elettrica. E questa non è esattamente una cosa da popolo eletto, se ci rendiamo conto che lì in mezzo ci sono un bel po' di gente che non c'entrano assolutamente nulla. Al momento gli aiuti umanitari che arrivano a Gaza sono molto pochi, si va a spizzichi e bocconi. In realtà per molte cose non è mai troppo chiaro, anche perché si va per negoziazioni, ma certamente se arriva dell'aiuto arriva da qui, da Rafah, dal confine con l'Egitto. Ecco l'Egitto. Ora, come saprete, Israele, che sta organizzando questa sua offensiva via terra, anzi c'è anche la possibilità che quando avrò pubblicato questo video abbiano già cominciato, ha dichiarato che la sua zona di interesse riguarda la zona nord della striscia di Gaza. Quindi ha chiesto a tutta quanta quella gente che abita in quella zona nord di prendere tutta quanta la loro roba e di portarsi tutti quanti a sud. E come avrete intuito, non è proprio una cosa semplice. Si tratta di chiedere a più di un milione di persone, già di per sé molto povere, di raccogliere un po' tutto quello che hanno, che gli è rimasto, e spingersi tutti insieme verso il sud. Una zona comunque già estremamente urbanizzata, povera e con risorse molto scarse, ora più che mai. Ora come ora, secondo fonti israeliane, i rifugiati sono già almeno 600.000 e altri sono in arrivo. Immaginatevi un attimo la situazione. Siete sotto le bombe per cominciare da qualche giorno, che è già uno spasso così. Poi l'elettricità non c'è, l'acqua sta scarseggiando, il cibo pure, fantastico, la nonna ha bisogno dell'ossigeno, non c'è l'ossigeno, ma chi se ne frega, e poi arrivano quegli altri e dicono: ragazzi, dovete andare tutti quanti a sud, quindi raccogliere i fratelli, le sorelle, gli zii, tutti quanti dobbiamo andare a sud, dove sappiamo che comunque sarà un posto di merda, perché lì c'è un sacco di gente e sappiamo che ci sono ancora meno risorse. Uno spasso. L'obiettivo degli israeliani ovviamente è duplice: da una parte ovviamente cercano di sgomberare il campo il più possibile prima di entrare nel caso, e magari anche cacciare via un bel po' di palestinesi in Egitto. Che se ci pensate è un po' ironico, questi qua hanno costruito tutta una mitologia sull'essere scappati dall'Egitto, adesso ci buttano dentro i palestinesi, è brillante. Soltanto che l'Egitto per adesso permette solo il passaggio di qualche risorsa, non vogliono certo far entrare 2 milioni di persone con tanto di qualche amico dei fratelli musulmani, ossia Hamas, e quindi hanno rinforzato i confini. Ora, più nel dettaglio, che cosa vogliono fare gli israeliani? O meglio, dov'è che vogliono concentrare la loro collera di Dio, per fare un riferimento storico? Come detto, qui a nord, in particolare dalla zona del blocco per raccogliere questo quadrilatero, tra Gaza City, Beit Laia, Beit Hanun e Jabalia, dove appunto il servizio segreto interno dello Shin Bet ritiene che si concentri la maggioranza delle infrastrutture militari di Hamas. Quindi entriamo, uccidiamo i cattivi e ce ne andiamo, giusto? Beh, l'idea sì è sostanzialmente questa. Il problema è che questa operazione è probabilmente la cosa più pericolosa che possa fare un gruppo di soldati, perché questo è il combattimento urbano, l'ambiente in assoluto più pericoloso per un soldato, perché dietro a ogni finestra, cumulo di macerie, svincolo, dietro ogni buco ci può essere una trappola, un gruppo di fuoco, un tizio con un RPG, un cecchino. Può essere veramente un incubo. Questa è un'antichissima lezione di qualsiasi guerra contemporanea, da Grozny alla stessa guerra in Ucraina. Anche io stesso nel mio romanzo ho sottolineato proprio questo aspetto per una parte dei protagonisti. E anche in questo caso è molto chiaro per Israele che dovrà sbatterci il muso. Più volte infatti sono entrati nella striscia di Gaza senza andare mai troppo in profondità. È successo nel 2008 con l'operazione Piombo Fuso e nel 2014 con l'operazione Margine di Protezione. E ogni volta non sono mai riusciti ad andare in profondità, sostenendo non poche perdite. Ma l'attacco del 7 ottobre è stato uno shock collettivo non indifferente. Non si tratta dei soliti razzi lanciati oltre la striscia di Gaza. Questi erano migliaia. Ci sono proprio dei commandos che sono entrati nelle città e hanno ucciso della gente, hanno rapito della gente. Ci sono degli ostaggi. E infatti qui secondo me c'è un dettaglio che non viene tanto esplorato. Ossia che Israele è un paese... non è un grande paese, è abitato da meno persone della Lombardia, sono circa 9-10 milioni di persone. Di conseguenza lo shock che colpisce, l'orrore che investe tutta quanta la collettività è molto più forte.
e di conseguenza è molto più forte anche il desiderio di vendetta. Questo non vuol certo dire che tutti gli israeliani siano d'accordo con le politiche della guerra totale. Vi ricordo che Netanyahu sta affrontando da un pezzo un'opposizione feroce, gente contraria sia a lui, sia all'occupazione della Cisgiordania, sia al sistema di apartheid, ma al tempo stesso tutta questa roba non arriva a caso. Anche il bombardamento dell'ospedale a Gaza, ad Al-Ahili, non arriva a caso. Tra l'altro su questo ancora, nonostante siano passati dei giorni, non c'è ancora una totale chiarezza. Sì, certo, c'è stata la cosa simpatica del portavoce di Netanyahu che immediatamente pubblica un post in cui dice sì, abbiamo colpito noi questo ospedale perché lì c'erano quelli di Hamas, e poi cancellato immediatamente, poi lo scambio di accuse tra Israele e Hamas, è il vostro il missile? No, è il vostro il missile. Poi appunto di recente i servizi di sicurezza israeliani hanno fatto pubblicare questo, a quanto pare, audio dove ci sono questi due di Hamas che chiacchierano sul fatto che dicono che quello è un loro missile, che l'hanno lanciato dal cimitero dietro l'ospedale, che però appunto è per errore piombato in ospedale. L'unica cosa abbastanza certa è il numero delle vittime, che dovrebbe adesso oscillare tra i 4 e i 500. In ogni caso, come detto, se Israele appunto non ha già cominciato questa bella invasione ma deciderà veramente di invadere, dovrà affrontare un territorio che è controllato da una delle organizzazioni terroristiche più violente e anche organizzate al mondo. Un'organizzazione che usa i civili come scudo, che nasconde le armi all'interno delle case dei civili, che ha imbastito tutte quante le sue strutture militari, le sue difese all'interno di un complessissimo sistema urbano densamente popolato, cioè veramente un casino. E questa cosa tra l'altro la stanno organizzando non da un paio di mesi, ma da anni. Quindi per gli israeliani sarà veramente una delle situazioni peggiori. Pensiamo per esempio se e quando dovranno stanare quelli di Hamas all'interno della fitta rete di tunnel e gallerie sotto Gaza, dove passano armi e provviste di ogni tipo. Dovranno usare unità di combat intelligence per scovare nemici, raggiungerli con la fanteria, scovarli casa per casa, utilizzare elicotteri e caccia per colpire punti specifici in maniera chirurgica. Il tutto appunto cercando ovviamente di non macellare centinaia di migliaia di persone innocenti nascoste tra le macerie. In tutto questo avrete sentito che in giro per l'Europa c'è stato un picco assoluto di violenze anti-palestinesi e antisemite. Ora, qualcuno di voi potrebbe dire una roba del tipo: ma no, no, non sono antisemite, sono antisioniste. Bel tentativo, bel colpo veramente, ossia appunto l'opporsi al totalitarismo dello Stato israeliano, all'apartheid. Però quando quelle che vanno sui giornali molto spesso, le aggressioni fatte nei confronti delle persone e non delle strutture o degli enti, sono proprio aggressioni antisemite e non sioniste. Cioè, bel tentativo, ma non... Poi ovviamente attentati, come quelli a Bruxelles, avrete sicuramente sentito le notizie. Insomma, la situazione sta montando molto velocemente. Di conseguenza, quindi, come si stanno comportando i vari governi? L'Unione Europea dall'inizio della questione è passata attraverso diversi imbarazzi. Questo perché la linea comune non è stata subito stabilita e ognuno ha fatto un po' come diavolo gli pareva. Per esempio, hanno dato vita a non poche irritazioni le uscite della von der Leyen, un tantino troppo pro-Israele secondo molti, visto che ha spiegato che Israele ha il diritto di difendersi ma non ha detto una parola sulle sofferenze dei palestinesi, rendendo la cosa un po' troppo semplice. Di risposta, Borrell, l'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza, ha accusato il governo israeliano di importanti violazioni dei diritti umani e ha chiesto l'immediata riapertura dei confini per il passaggio dei supporti umanitari. Poi, a caso, a un certo punto dalla Commissione si è detto che i sostegni verso la Palestina sarebbero stati immediatamente sospesi, ma dopo la stessa Commissione aveva cambiato idea. Adesso si parla di revisione. Solo il 17 i nostri capi di Stato si sono riuniti per decidere al volo che cosa fare insieme. Come al solito riusciamo sempre a farci riconoscere. Ma invece gli americani che cosa dicono? Gli americani per il momento tengono un atteggiamento duplice, nel senso che da una parte cercano di mantenere il controllo e cercando anche di mostrare vicinanza verso Israele, ma dall'altra sembra che vogliano evitare troppi troiai. Per esempio, una delle prime cose che hanno fatto gli americani all'inizio dell'attacco è stato quello di spostare dal Mediterraneo centrale alcuni giocattoloni mica da ridere, come la portaerei americana Gerald Ford e amici, nella zona est, essenzialmente come avevano fatto durante la guerra dello Yom Kippur. Che è proprio come la nonna che caccia fuori la ciabatta, no? È proprio per mantenere la situazione tranquilla. Ora, certo, ora il problema non è che possono intervenire i sovietici come all'epoca, però meglio schierare bestioni perché comunque nel dubbio qualcuno si farà male. Al tempo stesso, però, il nostro caro, non così lucidissimo e freschissimo Biden sta comunque spingendo per fare in modo che questo suo caro alleato non faccia la cazzata della domenica, ossia appunto
proprio questa cosa, in particolare l'invasione di Gaza. Ovviamente è un tentativo, è un tentare, uno spingere. Spingere affinché i loro principali alleati americani in Medio Oriente non si tuffino in un massacro assassino. Secondo alcuni osservatori, infatti, per ora si tratta di sostegno logistico, di rifornimenti e auguri pubblici, ma è palese che, dal punto di vista informale, l'amministrazione Biden stia spingendo per un approccio molto più ragionevole. Ci basta pensare al segretario di Stato Anthony Blinken, che si è fatto tutto il giro dei paesi arabi, Arabia Saudita, Qatar, Egitto, Emirati Arabi, Bahrain, proprio per fare in modo di rassicurare la gente ed evitare che il conflitto si allarghi. E noi possiamo solo augurargli buona fortuna, grande eroe. Perché non sono rassicurato? Ah, parlando di altre cose, vi ricordo che il mese prossimo molte noi partite IVA dovremo pagare l'anticipo per le imposte dell'anno successivo. Ed è per questo motivo che in famiglia adesso si sta litigando molto più del solito. Sì, perché drammaticamente una mala gestione delle imposte per un nucleo familiare può essere qualcosa di veramente esplosivo. Per questo motivo lo sponsor di oggi è un caro vecchio amico. FiscoZen, il servizio online per la partita IVA. Ok, ce la gestisce. Come? Beh, tutto si gestisce dalla dashboard, lì creiamo le nostre fatture, anche elettroniche, e FiscoZen si occupa di tutto il resto. Le organizza, segna quali sono state pagate e fa tutti i calcoli in tempo reale per capire quante imposte dovremo pagare per l'anno corrente e successivo. Così magari in casa si grida di meno quando si sa quanto sangue bisogna dare. Ma in realtà non finisce qui, perché FiscoZen dà anche molti altri servizi. Sempre dalla dashboard ci gestisce i corrispettivi, ci compila l'F24, la dichiarazione dei redditi, poi sempre per la fatturazione elettronica possiamo organizzare tabelle con i nostri clienti, l'impostazione delle fatture è correlata da tutti i dati e codici del nostro caso specifico, e nel dubbio possiamo contattare direttamente FiscoZen. E a risponderci ci sarà un commercialista che ci hanno assegnato, un commercialista specifico per il nostro codice Tecco specifico, e possiamo rompergli le scatole via telefono, mail, messaggi, quello che vogliamo. E la cosa figa è che c'è anche la mia promozione, infatti se per caso utilizzerete il link qua sotto in descrizione per prenotare una consulenza gratuita, appunto per capire di che tipo di partita IVA avete bisogno, se la dovete aprire o comunque per la gestione della partita IVA che già avete, avrete anche 50 euro di sconto per l'abbonamento del primo anno. Alcuni dei miei collaboratori la usano e dicono che è estremamente comodo, molto pratico, quindi di conseguenza se avete bisogno di un servizio comodo, pratico e anche economico per la gestione della vostra partita IVA, il link ovviamente è qua sotto in descrizione. FiscoZen, perché la partita IVA non è una colpa. Ora, nel momento in cui registro, poi appunto monterò questo video, sarà tutto ovviamente un festival di immagini terrificanti, di morte, di distruzione, e non posso che, vabbè, a questo punto ormai si sorride nel vedere le varie elite dei vari governi, delle varie grandi potenze che cercano di sfruttare la situazione per vedere un po' che cosa riescono a cavarne fuori. È veramente una cosa angosciante. E non parlo soltanto degli Stati Uniti. La Russia, per esempio, che, come ci siamo detti altre volte, ha dei buoni rapporti con Israele. In questi giorni Putin ha telefonato a Netanyahu dicendosi pronto ad aiutare per una soluzione diplomatica. Nello specifico, il Cremlino ha detto che Putin ha espresso il desiderio di, e qua cito, concludere lo scontro israelo-palestinese attraverso mezzi politici e diplomatici. Che è arrivato Mister Diplomazia! E non sono da meno gli altri. È ovviamente intervenuto il nostro umile e affezionatissimo Erdogan, cercando di presentarsi come il paciere della situazione e per gestire la questione ostaggi. D'altronde fa così da anni ormai ed è palesemente un gioco delle parti in cui la Turchia cerca di presentarsi come la grande potenza regionale che adesso ci pensa lei, se tranquillo sta a vedere. Colpo di scena da parte della Cina, dove i portavoci del partito, del governo, il nostro caro Winnie the Pooh. Tra l'altro, piccola cosa, quando facciamo un video sulla Cina e parlo di Winnie the Pooh, nei commenti c'è qualcuno che dice «Ah, ma perché?» che si offende tantissimo con la storia che lo si chiami Winnie the Pooh. Cioè, capisco la sottonaggine per Putin, ma anche di Winnie the Pooh. Ma veramente? Cioè, cos'è che... Dicevo, i portavoci cinesi hanno spiegato qualcosa di abbastanza particolare, ossia che Israele, sì certo, ha il suo diritto di difendersi, ma è andata oltre il suo diritto di difendersi e adesso sta portando avanti una punizione collettiva completamente ingiusta nei confronti del popolo di Israele. E voi direte, minchia, e vi dico tranquilli, non è che i nostri grossi rossi amici sono svegliati da un torpore millenario, semplicemente anche questo qui è un gioco delle parti, perché da un lato vogliono spingere sul sostegno delle potenze regionali che ovviamente non vedono di buon occhio Israele, e dall'altro ovviamente questa critica nei confronti di Israele è una critica in senso lato agli americani. Come in Ucraina, non si dice nulla in particolare, però comunque nel dubbio è colpa degli americani.
Ora, Israele nel frattempo sta portando avanti continue azioni offensive, probabilmente sia per ammorbidimento strategico, sia per rappresaglia, sia per propaganda. Secondo i giornali israeliani, questo martedì è stato ucciso dalle forze israeliane Ayman Nofal, a quanto pare importante comandante delle brigate di Gaza, ucciso durante un bombardamento in un campo profughi. Non è l'unico. Ogni giorno Israele dichiara di aver catturato o ucciso decine di terroristi e soldati di Hamas, il tutto mentre, da una parte, Hamas continua a lanciare razzi su Israele e dall'altra Israele bombarda a sua volta. E la cosa non sembra volersi fermare, appunto, anche nella migliore delle ipotesi scorrerà altro sangue. Tant'è vero che in molti si chiedono, molto spaventati, se la cosa non comincerà a diventare molto pericolosa anche da altre parti. Per esempio dal Libano, anche quella è una zona molto calda per Israele, dove appunto nei tempi recenti ci sono stati diversi attacchi alle comunità israeliane da parte appunto dei famosi combattenti Hezbollah, ossia un'organizzazione di radicali islamici sciiti che Israele combatte da decenni. Se vi ricordate di questi signori, ne ho parlato tempo fa parlando della Russia, chiedendoci se i russi avessero assoldato questa gente per il combattimento urbano, perché questi qua sono considerati tra i migliori, se non i migliori combattenti nell'ambiente urbano nel mondo. Proprio gli Hezbollah. All'inizio dello scontro hanno ingaggiato qualche scaramuccia e qualche lancio di razzi verso Israele. La giornata più sanguinosa per il momento è quella del 17, dove secondo gli israeliani 5 guerriglieri del Partito di Dio sono stati uccisi. Per il momento questo è molto poco rispetto alla grande offensiva, alla grande organizzazione, al grande massacro portato avanti da Hamas. E questo ci indica che certo, questi qua sono comunque dei gesti di vicinanza, ma che non siano, almeno da quello che appare per il momento, troppo d'accordo. Infatti, lo stesso Iran, che da anni finanzia gli Hezbollah, Hamas, proprio per andare addosso a Israele, non è così entusiasta di questa guerra. Per carità, poi in piazza è tutto un festeggiare, tutto un baciarsi nel Parlamento, ah, evviva, evviva! Ma poi, quando si tratta di appelli e di azioni concrete, il discorso cambia molto. Perché anche con operazioni molto particolari, come per esempio gli accordi di Abramo, di cui abbiamo già parlato, questo era un periodo di pacificazione del Medio Oriente, era un periodo molto delicato. Prendiamo per esempio il rapporto tra Israele e Arabia Saudita. I due stanno organizzandosi e normalizzando i rapporti da tempo, soprattutto in vista di un importantissimo progetto strategico e strutturale, di cui parliamo un'altra volta, su cui loro due puntavano tantissimo. Quindi se la dirigenza dell'Arabia Saudita si rimangia tutti i passi che ha fatto verso Israele in nome di questa nuova guerra, rischia di essere un casino, rischia di far saltare tutto, anche per l'Iran. Di nuovo, l'Iran ha da sempre fatto della guerra sporca contro Israele il suo sport preferito. In questi giorni Ali Khamenei ha dichiarato: noi baciamo le spalle e la fronte di coloro che hanno ideato questi attacchi, ma poi ha fermamente negato ogni coinvolgimento iraniano. Sembra essere solo vicinanza politica per il momento, e questo, appunto, per il momento non sembra atteggiamento di qualcuno che vuole subito scendere in strada a menare le mani. Ed è ragionevole, l'Iran ha un sacco di rogne in questo periodo. È isolato, sotto embargo, le manifestazioni, le rivolte, la debilitante crisi economica. Va bene volersi male, ma trascinarsi in questa cosa è un incubo. Per il momento, nonostante le antipatie nei confronti dei nostri cari amici, non sembra che tutti quanti gli altri abbiano così tanta voglia di menare le mani, di nuovo per il momento. Certamente Hamas in questa situazione, ha fatto quello che ha fatto esattamente perché poteva. Perché sì, certo, si sono organizzati per tanto tempo in gran segretezza, ma hanno comunque approfittato dell'enorme caos scatenato dalla dirigenza israeliana, Netanyahu in prima persona, sicuramente, perché è un fallimento enorme per il caos politico, per il caos securitario, perché si sono fatti fregare. Di nuovo, questo è un fallimento totale da Netanyahu in giù che riguarda tutti gli apparati di sicurezza. È una cosa inimmaginabile, un fallimento veramente esemplare. Di nuovo, inizia tutto quanto da poco, ne parleremo ancora per molto tempo, però questo è un fallimento chiaro, lampante, esemplare. E sempre a livello di certezza, di nuovo vi ripeto quello che ho percepito l'altra volta, nel senso che questo qui è un caso veramente unico al mondo, cioè proprio il tema Israele, palestinesi, è così unico, così specifico, così grigio, che è diventato, che è una figura retorica. E qua si scade molto spesso nella trappola del sì, mi fanno schifo entrambi, hanno entrambi torto, hanno entrambi ragione. Perché certo, quando guardi queste immagini, la prima cosa che ti viene in mente è appunto dire basta, cioè non è possibile, cioè non smettetela. Esattamente come in Ucraina, no? La prima cosa che vuoi è non vedere più questa roba, perché lo trovi, perché empatizzi, non siamo degli psicopatici, empatizziamo con la gente, quindi diciamo non è possibile questo dolore. E poi quando cominci ad affrontare questa storia sempre più in profondità e la cosa diventa sempre più grigia, cominci a mettere tassello su tassello, tanto per cominciare, gli assolutismi tendono a scomparire, nel senso ha ragione uno, ha ragione l'altro, questa roba non c'è più, ma invece
cominci ad accumulare una serie di certezze, però su argomenti specifici, su cose molto precise, su situazioni, su cose che danno una visione molto più articolata, ma non per questo ti impediscono di prendere una posizione chiara, ed anche questa è la cosa importante. Quindi due cose: una, molto banale, strastupida, non abbiate paura di approfondire questo tema. Se vi interessa questo tema, ovviamente cercate di non impigrirvi, perché lo so, è molto banale da dire, però vedo molta, non so come dire, molta certezza nella banalità, mettiamola così. E seconda cosa, se vi interessa questo tema, se siete interessati, ne volete parlare e ne fate una bandiera importante, se giustamente prendete la vostra importante posizione, scendete in piazza, ne parlate con gli amici, litigate con gli amici, perché qua si litiga anche tanto, anche a me è capitato di recente di litigare molto, avevo ragione io. Se volete continuare a parlarne, ma volete, appunto, perché interessati, volete contribuire al dibattito pubblico e volete liquidarla, intendo proprio liquidarla con "e no, hanno torto entrambi" o "hanno ragione entrambi", proprio così è come far cascare tutto. E far cascare tutto per terra vuol dire che non... vuol dire che non è studiato, vuol dire che non è importante, vuol dire che... cioè, questa è una cosa che ti puoi permettere se non ti interessi del tema e non vuoi parlare del tema. Cioè, questo sì, è assolutamente legittimo, non è... però se volete approfondire, se volete far parte del dibattito pubblico, il mio consiglio veramente è di non fare questa cosa. Cioè, almeno io personalmente lo trovo di una pigrizia, di una faciloneria. E anche in battuta ricordo anche un'altra cosa, ossia che chi dice "pazienza, è colpa di entrambi, nessuno ha ragione", da sempre aiuto al più forte dei due, sempre, cioè non c'è storia. Questo, quindi ragazzi, questo è quanto, vi ringrazio tantissimo per avermi seguito. Qua trovate ovviamente tutti quante i link, tutte quante le informazioni in descrizione, tutte quante le fonti. Sì, ho attivato il super grazie nel caso voleste appunto sostenermi un attimo al volo, così senza dover necessariamente andare su Patreon a vedere i video in anteprima e tutto il resto, quindi anche questa roba qua. E grazie infinito, ci vediamo molto presto e come al solito, peace out.